Ricordato il collega Rampi dalla politica, dal senso che aveva il ruolo dell'intellettuale, quello che si chiamava l'intellettuale collettivo. Sono le tracce, queste appunto, le tracce del suo tormentato percorso intellettuale, non disgiunto dalla pratica femminista, rivendicata con forza e intelligenza. Le sue, allora Carla, che ha dovuto sempre recidere le sue radici per ottenere un risultato. Oggi tanto abbiamo detto in quest'aula semivuota, che anche il senso forse di questo momento, sia per l'arte che per la politica in Italia, ecco, nel recidere per ricostruire ha costruito il suo percorso. Grazie Presidente. Grazie a lei. Onorevole Presti Giacomo. Grazie. Mi associo a nome del gruppo Forza Italia al doveroso ricordo di una grande artista siciliana di Trapani che possiamo annoverare tra i massimi esponenti dell'astrattismo italiano. L'Italia perde un'altra personalità che ne ha fatto grande l'arte nella seconda metà del Novecento. Carla Accardi è stata una innovatrice, una donna aperta alla sperimentazione, un'artista coraggiosa che ha saputo sapientemente adeguare l'arte alle mutate esigenze espressive di una società che cambiava nelle generazioni. In un'epoca in cui questo mestiere era ancora dominato da soli uomini, lei è stata instancabile, originale, coerente ed incisiva, riuscendo ad essere presente nei più prestigiosi musei e a segnare profondamente il mondo dell'arte fino a diventare fonte di ispirazione per le nuove generazioni. È il coraggio che l'ha accompagnata per tutta la sua lunga ed intensa attività artistica, si è riversato anche nel suo impegno civile per i diritti delle donne, che l'ha resa un simbolo del femminismo in Italia. Oggi quindi commemoriamo una grande artista e soprattutto una grande donna, una carriera esemplare che va oltre le idee politiche perché parte dalla capacità di cogliere le mutate esigenze della società, dalla libertà delle idee e dal diritto di esprimersi, ovvero l'unica grande forza capace di innovare e di contribuire con determinazione, intraprendenza ed ambizione il progresso nel nostro Paese. Grazie. Grazie. Scritta a parlare l'onorevole Grillo. Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle si unisce nel ricordo, ma soprattutto in un sentito ringraziamento per i valori, per la forza e per il coraggio che questa donna, che non ho avuto e che non abbiamo avuto la fortuna di conoscere personalmente, ha portato nella sua professione, se così si può dire, in questa sua indole creativa e anche nelle sue